Nuovamente collegati in diretta con l'arena di Montpellier per questa giornata che assegna il titolo individuale generale. In lizza Giulietta Cantaluppi, abbiamo visto la specifica relativa proprio al nastro, la classifica non è mutata, nel senso che Giulietta Cantaluppi dopo l'esercizio della Deng, la cinese è andata in quarta posizione, una quarta posizione che dobbiamo dire conferma purtroppo negativamente quanto visto nella giornata di qualifica. Dunque al comando c'è la coreana Son, davanti all'austriaca Weber, terzo posto per la cinese Deng e quarto posto per Giulietta Cantaluppi. E adesso andiamo a vedere in pedana la spagnola Carolina Rodriguez, che non ha assolutamente brillato in occasione del primo attrezzo quando ha ottenuto 23,80 al cerchio. Verso la palla. Sicuramente un'esecuzione migliore rispetto alla precedente, ma anche questa con parecchi problemi esecutivi. Anche se sicuramente appunto migliore da un punto di vista artistico, devo dire che questa musica, che è molto coinvolgente, trascinante e passionale, forse non è altrettanto passionale, tranne che per l'espressione del viso, come ci sta facendo vedere la regia, il corpo non era così sinuoso come forse la musica invece suggeriva. Poco sarà il momento di Giulietta Cantaluppi dopo la greca Filiu. Sarà impegnata proprio con il nastro, avete sentito anche poco fa la sua compagna di società Erika Buratti ribadire il concetto che è molto meglio affrontarlo magari proprio all'inizio, quando non si è particolarmente stanchi, Isabella. Anche perché durante l'esercizio col nastro bisogna tenere sollevate da terra sempre questi sei metri di stoffa, e quindi sempre con movimenti o molto ampi o così veloci che quindi, come dire, fanno bruciare molte calorie.
Nel complesso anche questo esercizio corretto, 25-9 per quanto riguarda la Rodriguez, ha avuto una penalità di 0-0-5, quindi vuol dire che il suo esercizio durava minimo un secondo più del dovuto, ossia il tempo era fuori per un secondo, normalmente è in più, raramente è in meno, quindi vuol dire che durava 1-31 e qualcosa. E questo l'ha portata ad avere 25 e 900, quindi si colloca per ora in prima posizione, ma perché è l'unica che ha fatto due attrezzi. Però è anche vero che è cresciuta, perché questo 25 e 90, ma sicuramente però siamo effettivamente, come abbiamo detto in cronaca subito, che era molto molto più un esercizio corretto rispetto a quello precedente. Adesso sta entrando la nostra Giulia. Andiamo a seguire Giulietta Cantaluppi. Ricordo che c'è stato un punteggio importante da parte della Deng con 26 e 55, un'avversaria che è scomoda per Giulietta, ed eccola adesso con il nastro. Vedete, al contrario di quello che abbiamo visto con altri ginnasti, le sue fette sono perfette. Buono anche questo pivot. Ottimo questo dischio. Brava Giulietta Cantaluppi, eccellente, ha graffiato il nastro, ha graffiato la pedana dell'arena. Fa piacere anche vedere qui in postazione l'allenatrice della nazionale Manuela Maccarani, che fra poco deve lasciare l'arena perché va a raggiungere la squadra in albergo. Bisogna ottenere la concentrazione per domani, però ha avuto occhi, sguardo, attenzione per Giulietta Cantaluppi. Bravissima Giulietta, buonissima l'esecuzione, è importante non sbagliare, quindi ha portato a termine l'esercizio senza perdite di attrezzi. Anche le difficoltà sono state eseguite bene, brava, importante secondo attrezzo, ha recuperato subito psicologicamente la perdita alle clavette, deve tenere così fino alla fine. Volevo anche approfittare di questo scambio tra Isabella Zonino Reggio e Manuela Maccarani. C'è stata una bella risposta di Giulietta rispetto all'errore precedente alle clavette, quando è caduto l'attrezzo proprio nella parte finale dell'esercizio. Come comportamento? Certo, questo esercizio al nastro è molto difficile. La conduzione è un esercizio dove non c'è interruzione, è molto interessante questo, ricco comunque di rischi, di lanci insomma difficili, e quindi bene, perché poteva comunque entrare magari un po' più contratta, meno fluida, e invece ha recuperato, quindi credo che se terrà così 26, andrà bene. 26.475 di da provvisorio. Confermare. In bocca al lupo Manuela, noi ci vediamo dopo la noi andiamo a fare il secondo allenamento ora, l'ultimo di rifinitura prima della gara. Grazie Manuela Maccarani. E allora adesso andiamo a commentare proprio con Isabella. Tra poco sentiremo un'altra voce legata a filo doppio con la ginnastica ritmica, ma prima andiamo a sentire Isabella Zunino Reggio ancora su Giulietta Cantaluppi, mentre è il momento della cipriota Tricomiti, che però non rientra, diciamo così, tra quelle che devono rientrare tra le migliori 15. Non mettiamo limiti alla provvidenza, lei è nella realtà appena incominciato il cerchio se l'è subito dato addosso, quindi nella realtà ha già fatto un errore.
Per quanto riguarda il nastro di Julie, meraviglioso, sono proprio contenta, anche perché adesso svegliamo un po' questa cosa. Effettivamente Julie ha cambiato nell'ultimo mese la musica. E quindi molto brava, perché è riuscita a mettere tutta la grinta e tutte le sue capacità tecniche esecutive anche con questa nuova musica. Quindi veramente complimenti, perché ha fatto proprio le riprese da manuale, quindi riprese sempre al volo, appena terminato la difficoltà, appena terminato il rischio. Quindi sinceramente mi auguro che venga premiato questa sua esecuzione. Intanto la Cantaluppi è confermato il 26.475 e ottiene un complessivo di 52.55. Tra poco sarà il momento della Yamaguchi e poi direi ad Alessandro Forti di tenersi pronto, perché sarà il momento di mandare il secondo contributo tecnico, quello legato al cerchio. Il discorso legato alla ginnastica ritmica viaggia anche sul web, su internet, con Ilaria Brugnotti, titolare di ginnasticaritmicaitaliana.it, che è l'altro grande sito della ginnastica ritmica italiana, è quello curato da Beatrice Vivaldi. Ilaria, allora, sei arrivata qui, una sensazione, intanto questa bellissima arena, domani qui davvero sarà incandescente per la prova di squadra, ma intanto facciamo il tifo per la Cantaluppi. Assolutamente, buonasera a tutti, sì, sembra di essere più che in un'arena, in un teatro, in un palcoscenico, c'è questo contrasto tra il nero e il rosa che se da una parte può apparire un po' kitsch, insomma per noi che siamo abituati a entrare da anni nei palazzetti e non trovare questo genere di scenografia, si rimane un po' colpiti, insomma, anche se poi credo che l'effetto visivo sia assolutamente positivo. Ilaria, la squadra italiana tu sei particolarmente vicina, mentre intanto vediamo la Yamaguchi, la giapponese. Che sensazione hai da questa squadra, sapendo che si cambiano completamente esercizi? Allora, io sono stata a trovare lo scorso fine settimana le ragazze a Pollonica, le ho viste cariche, di conseguenza sono preparatissime e sicuramente domani, come sempre, sapranno affrontare la pedana nel migliore dei modi. Questo è un palcoscenico importantissimo, si gioca la qualificazione per le Olimpiadi di Londra, per cui sicuramente ci saranno sfide agguerrite tra le diverse squadre, però le nostre ragazze, le nostre farfalle sapranno volare in alto ancora una volta, di certo. Approfittando anche del fatto che qui nei pareggio c'è ancora Manuela Maccarani, sappiamo che stai lavorando a un progetto editoriale con lei, se ne può parlare oppure è ancora un segreto? Se ne può parlare, sì, sono contenta che ci sia qua Emanuela, è ancora diciamo in cantiere. Emanuela, dopo tutta l'esperienza che ha avuto in questi anni, è nato un po' per gioco l'anno scorso, abbiamo fatto nascere questa idea di un libro, la sua biografia, mi sembra giusto dopo tutti i traguardi e tutti i risultati che ha ottenuto in tutti questi anni, e insomma con lei abbiamo raccolto le testimonianze della sua vita privata, della sua vita ginnica, soprattutto della sua carriera in questi tantissimi anni, posso dirlo Emanuela, tantissimi anni, mi guarda. E nulla, spero che sia è un libro molto interessante, anzi adesso chiedo a Emanuela di raccontare lei, perché lei è la protagonista di questo libro, io mi sono semplicemente limitata però ti suggerisco al momento dell'editore, che adesso ancora non so, non lo svegliamo neanche, di farlo in modo tale che abbia gli anelli, perché ancora ne devi raccontare Emanuela. Assolutamente, un libro aperto, il libro aperto in tutti i sensi, perché lei si racconta e poi comunque c'è sempre tempo per aggiungere un capitolo alla fine. Parte con la vittoria di Mie e termina con la vittoria l'anno scorso di Mosca, in mezzo c'è tutta la storia sua e di questa squadra. Non so se è previsto anche un DVD, comunque se ti serve un contributo filmato, Ilaria, puoi contare anche sul nostro campionato mondiale del 1983, dove con Emanuela Maccarani che entra con la palla. Assolutamente, faremo anche una versione per i tablet e così sarà una versione digitale e ci saranno sicuramente contributi video. Ora chiediamo a Emanuela magari di parlare, lei che è la protagonista del libro, infatti questo libro è scritto in prima persona, è lei che racconta. Allora sentiamo Manuela e poi ritorniamo brevemente
brevemente, cioè dobbiamo tornare alla gara perché tanto la Tricomiti è andata in seconda posizione. Dunque, questo progetto? No, io ringrazio intanto Ilaria perché si è appassionata alla mia vita e mi segue da tanti anni, però poi ascoltare e riportare poi per iscritto quelle che sono state le mie esperienze, insomma ci vuole poi quella che è la sua esperienza giornalista. Bravissima, per quel che ovviamente penso io, e è bello per me, per le ginnaste che leggeranno quelle che sono state le imprese storiche e un po' ovviamente anche tutte le vicissitudini che poi stanno dietro alle competizioni, a preparare poi queste gare così importanti. Vediamo poi se concluderlo con Mosca o aggiungere qualche capitolo fino a Londra. Comunque grazie Ilaria davvero di cuore. Grazie ancora Manuela Maccarani, grazie a Ilaria Brugnotti che sentiremo ancora in questi giorni, e adesso andiamo a seguire la gara. Isabella, fai un po' di ordine tu, visto che stiamo sentendo davvero tante voci, ma qui ovviamente con il clima Italia si fa un po' più concitata tutta la situazione. Tra poco chiameremo anche il contributo del cerchio, aperto anche il collega Alessandro Forti che è a Roma. Dopo la Piscupescu, la coreana Song e l'austriaca Weber, c'è l'altra favorita per passare in quindicesima posizione, l'ucraina Risadinova, e poi manderemo il cerchio. Sì, la gara si sta snocciolando, tutte stanno facendo molto meglio il secondo attrezzo rispetto al primo, nessuna esclusa, anche se magari il secondo attrezzo è più difficile, tipo la ginnastica che abbiamo appena visto tedesca con le clavette, perché voi sapete che le clavette sono sicuramente un attrezzo insidioso, prima di tutto perché sono due e perché poi si privilegiano dei movimenti assolutamente molto veloci e quindi facilmente escono dalla presa alle mani e quindi cascano. Abbiamo adesso il punteggio della giapponese 25 e 85, che vuol dire seconda, seconda dietro anzi la Tricomiti e la Filiu, quindi va in quarta posizione la Yamaguchi. Giulietta resta al comando con 52 e 55, ma non sono queste le concorrenti che deve temere Giulietta. 52 e 55, e adesso è il momento della rumena Alexandra Piscupescu, altro concorrente piuttosto vicina a Giuli, senza dubbio, perché è una ginnasta sicuramente di esperienza e nella realtà è la prima ginnasta dopo Deleanu, quindi parliamo di un po' di anni fa, che difende i colori della Romania a così alto livello. La Romania per molti anni si è fermata con bellissimi risultati, grandissimi risultati alle junior, poi quando le ginnaste passavano a essere senior avevano una debacle improvvisa, invece la Piscupescu riesce ancora a tenere alto il nome della Romania. Musica molto impegnativa, utilizzato oltretutto in tempi passati, ma non tanto passati, questi veramente recentissimi, da Bessonova, per cui forse
Abbiamo ancora un po' troppo negli occhi, nel cuore e nelle orecchie la Bessonova. Una buona esecuzione, anche se appunto ritengo che forse non è una perfetta scelta musicale, perché lei la interpreta un po' troppo poco, per cui è aderente per quanto riguarda l'aspetto ritmico, ma non è altrettanto aderente per quanto riguarda l'aspetto melodico ed interpretativo. Comunque non ha fatto grossi errori, quindi penso che avrà un buon punteggio. Ora vediamo il punteggio della tedesca, 26.050, nella realtà molto poco meno di Giulietta, anche se le clavette non sono di altrettanta difficoltà. Andiamo a vedere adesso il momento di Yeon Ya-son, altro concorrente antipatico per Giulietta. Poi sentiremo ancora Giulia Galtarossa dopo la seconda rotazione, quando avremo un po' il quadro più chiaro. Questa è una musica particolarmente impegnativa, Isabella. Sì. Anche lei, anche perché poi sempre di cigni si tratta, quindi anche lei forse, tranne la prima parte che era con una buona aderenza rispetto alla musica, anche da un punto di vista interpretativo, ha fatto qualche pasticcio di troppo verso la fine, però credo che avrà un buon punteggio, perché comunque di errori gravi non ne ha fatti, tranne questa ripresa che ci sta riproponendo la regia, che non è bellissima, però non posso dire che sia un errore, anche se la sua allenatrice ci sembra con faccia sufficientemente disperata. Intanto la Piscopescu 26.25 ed è il seconda posizione dietro la Cantaluppi, seppur di poco, 3 decimi. Ecco il coreografo, allenatore di Caroline Weber. Un inizio molto spiritoso di questa palla. Come vedete lei gioca molto, come Pantera Rosa. Bellissimo questo sali e scendi di pivot, molto difficile perché
necessita di un grande equilibrio, di una ottima capacità di rotazione e anche dei buoni muscoli quadricipiti, perché bisogna scendere e salire continuando a girare. Anche se musica mascherata, non lo so, ritengo che la Pantera Rosa sia una musica un po' troppo infantile per questo popò di fanciulla. Quindi, nonostante sia aderente alla musica, però non lo so, lo trovo troppo infantile per una ragazza del genere. C'è il sorpasso, Isabella, perché la Son va al comando 26.625 e dunque va a superare Giulietta Cantalupi sia pur di poco, 53.525, meno di un punto, Giulietta mantiene 52.55. Gara ancora lunga che prevede due attrezzi, tra poco dopo l'Ucraina vedremo la spiegazione tecnica del cerchio. Ma adesso andiamo a aspettare proprio il punteggio della Weber. Giulia Caltarossa, una gara difficile, lunga, quattro rotazioni sono davvero tante, però questa Son che in questo momento è avanti di Giulietta di quasi un punto, adesso vedremo il punteggio della Weber, poi la Risiadinova, certo non è facile, è una gara complessa. No, non è per niente facile, diciamo che la Julie non, in questa gara non può permettersi di sbagliare e purtroppo è dura, perché comunque sono ginnaste tutte di altissimo valore e ovviamente qui gioca l'emozione, e speriamo che riesca a mantenere il sangue freddo come sempre e a cercare di fare un'ottima prestazione. Ti aspettavi la Son e poi ti aspettavi anche la Deng in pole position, una coreana e una cinese? La Song me l'aspettavo, anche perché diciamo che la sua allenatrice è russa, per cui sai. La Weber a me personalmente non entusiasma più di tanto, è una ginnasta sicuramente pulita, però ovviamente anche lì c'è qualcosa che va oltre la prestazione in campo, secondo me, purtroppo. Abbiamo capito. Andiamo a vedere la Risiadinova. Bella ginnasta, ma un esercizio veramente molto molto statico. Intanto la Weber supera Cantalupi perché ottiene 26.35 e dunque 52.90 contro 52.55. Non disperiamo, perché questo 52.90 è ancora assorbibile da Giulietta. 26.35 per Caroline Weber, che è vero avrà esibito una pantera piuttosto grossolana se vogliamo, ma ha scavalcato lo stesso l'azzurra. Aspettiamo. Sì, ma peraltro è da un punto di vista puramente artistico, infatti ha preso 8,90, che non è un punteggione come la Pescu e meno della coreana, quindi l'artistico ha rispettato.
Ricordiamoci che comunque appunto il punteggio... Guardate, questo è tanto questo rito scaramantico, questo rituale dell'allenatrice che massaggia le orecchie. Dice che si scarica molto massaggiando, se qualcuno ti massaggia le orecchie sia una forma di scarico della tensione. Io l'ho provato con te, ma hai la cuffia sempre, sapete, ecco, no? Apposta. Che se mi scarichi poi muoio, okay. Invece devo essere carica. Bella carica. Allora, andiamo ad aspettare un punteggio provvisorio dell'Ucraina e poi chiamo il contributo tecnico ad Alessandro Forti con Michela Pacchelli e lo studio di Roma a Saxa Rubra, mentre in questo momento è andata in pedana l'ungherese Dora Vass. Peccato che anche l'Ungheria non abbia più una rappresentante valida a livello di diritti. Questa ginnasta ottiene sempre degli altissimi risultati e questa a volte, dico, come ha detto prima Giulia, forse un po' indipendentemente da quello che fa in pedana, nel senso che una ripresa come quella del nastro che ha fatto adesso, o come adesso il nastro bello sdraiato per terra inerme, è una cosa che dovrebbe comunque essere penalizzata. Abbiamo avuto l'impressione che intanto la Rizzatinova non scavalca, Giulietta ottiene 26-225, quindi una pericolosa avversaria per il momento dietro. Al comando la Son, la coreana, davanti all'austriaca Weber, terzo posto per Giulietta Cantaluppi, che in questo momento è davanti alla rumena Piscupescu e all'ucraina Rizzatinova. Ma andiamo adesso a vedere il secondo contributo tecnico e dunque andiamo a vedere come si comporta una ginnasta, come deve affrontare il cerchio che sarà il prossimo attrezzo di Giulietta Cantaluppi.